Chiedo alle mie guide se sono presenti e se sono presenti di farsi avanti. Marcello, ci sei? Do inizio a questa sessione molto particolare. Voi sapete già, voi guide sapete già di cosa parleremo e chi mi dovreste portare. Ci siete? C'è qualcuno presente? 631 Grazie per la vostra presenza. Chiedo gentilmente alle mie guide se sono presenti i ragazzi. Ad esempio adesso farò alcuni nomi, ma chiunque di loro voglia farsi avanti per primo, noi siamo qui, io sono qui ad aspettare. Intanto chiedo se ci sono Pasquale o Stefania, che 14 settembre 1974 sono stati uccisi per primi in quel modo terribile dal mostro o dai mostri. Pasquale, ci sei? Stefania? Ci siete? Nasce una nuova civiltà. C'è un Ci siete? Pasquale, sei tu? Puoi dirmi cos'è successo? Quella sera, mentre eri insieme, alla tua Stefania. Stefania lì con te? Ti ricordi quanti erano? Pasquale. Ciao Stefano. Erano uno o più di uno? Pasquale, Stefania. Siete riusciti a vederlo in volto? Grazie Stefania, grazie Pasquale. Adesso spero siate nella luce eterna. Come state adesso? Adesso chiamo da me, se le mie guide possono portarli, Giovanni, Foggi e Carmela, Denuccio, Giovanni e Carmela, ci siete? 6 giugno 1981, ci siete? Ciao Giovanni. Cosa ti ricordi di quella sera, Giovanni? Puoi raccontarmi cosa è successo immediatamente prima? Come vi siete accorti che c'era qualcuno che vi stava spiando? Giovanni, tu ti sei accorto prima? O Carmela, vi siete accorti prima di qualcosa?
Era uno solo l'assassino? O erano più di uno, più di una persona? Carmela, ti ricordi tu? Giovanni, sei stato ucciso per primo? So che è stato terribile, quindi vi auguro di essere nella luce. Se non ci siete, seguitela sempre. Grazie Giovanni, grazie Carmela. Adesso vorrei parlare con Stefano, Stefano Baldi e Susanna, Susanna Candi, ci siete? Scusa, Stefano, sei tu? Era il 22 ottobre 1981 ed era un giovedì. Stefano, eri con Susanna, eravate insieme. Cos'è successo, Stefano? Susanna. Vi hanno aggrediti, era una persona o più di una? C'è Susanna. Susanna, tu ci sei? Sei con Stefano? Vi ha sparato, Stefano. Sei stato ucciso per primo. Siete riusciti a vederlo in faccia? O a vederli in faccia? O avevano qualcosa, una maschera, un passamontagna? Avevano il volto coperto? Grazie Stefano, grazie Susanna. Vi auguro di essere nella luce. Se non ci siete, vi auguro di seguirla sempre. Grazie. Adesso vorrei parlare con Paolo Mainardi e Antonella Migliorini. Sabato 19 giugno 82. Paolo, ci sei? Antonella? Are you there? John, Lincoln, 110. Ciao Paolo, grazie. Antonella Migliorini, Antonella è con te? Vuoi raccontarci qualche particolare di quella brutta sera quando tu e Antonella eravate insieme? C'è Antonella lì con te. Antonella, vi ha spaventato una luce, un rumore o direttamente l'assassino ha sparato? Avete sentito qualcosa prima? L'avete visto in faccia, Paolo, Antonella? Siete riusciti a vederlo in faccia? Se ci siete riusciti, potete, anche la corporatura, potete dire, descrivere com'era la persona o le persone che vi hanno ucciso. Antonella, tu puoi descriverlo? Aveva una torcia. Thank you for coming on.
Antonella, ci sei? Paolo, Antonella, so che avete sofferto molto, so che è stata un'esperienza terribile. Quindi spero che adesso siate nella luce. In caso contrario, seguitela sempre. Riposate in pace, ragazzi. Grazie per aver risposto alle mie domande. Una breve riflessione su questa sessione, ovviamente mia personale, una mia interpretazione, è che nonostante io abbia posto le stesse domande ai ragazzi nominati, ho notato che le risposte erano generiche, molto evasive, quasi a scacciare il ricordo di quei tragici eventi. Avverto molto terrore nelle parole e la voglia di chiudere in fretta l'argomento. I ragazzi parlano di spari, sangue e di essere stati colti di sorpresa senza avere il tempo neppure di capire cosa stava succedendo. E forse è meglio così. Quello che mi ha colpito è stato che a più riprese, alla mia domanda se l'assassino era solo, la risposta è affermativa. Solo in un caso, mi rispondono, c'è un complice. Non ha passamontagna, non sembra avere il volto coperto. Sicuramente prima di uccidere non usa torce, si muove al buio, è quindi una persona che conosce bene i luoghi. Poi punta una torcia o qualcosa di simile, in modo da colpire senza errore. A quel punto spara e inizia il massacro. Generalmente gli uomini vengono uccisi per primi, questo per poi infierire con più libertà sui corpi femminili, senza interferenze o interruzioni. Dei ragazzi a cui ho chiesto di descrivermi l'assassino o gli assassini, Pasquale Gentilcore mi dà sommaria descrizione dicendo che è calvo. Mi dice anche che è difficile capire l'altezza e ripete che il calvo è senza luce. Forse per questo riesce a scorgerne le fattezze seppure per un breve lasso di tempo. Anche Paolo Migliorini lo descrive come ricco e giovane, 23. Ricco non si comprende da cosa lo deduca, forse lo conosce? Le donne intervengono solo per brevi frasi, non vogliono rivivere l'orrore, tanto che Stefano Baldi, quando chiedo se la fidanzata Susanna è con lui, mi dice che sono insieme ma lei trema, ha brutte visioni e non vuole rinascere. Forse intende che la sua anima è legata al luogo e agli eventi e fa fatica a distaccarsi e a raggiungere la luce per rinascere. Ho naturalmente invitato tutti i ragazzi a seguire la luce e pregherò per ognuno di loro perché possano trovare la pace eterna.